Carducci. Siamo lieti di fare la vostra conoscenza. Siamo sicuri che voi che vi troverete bene perché la nostra scuola è come una nonna, dolce e accogliente. Sì, avete capito bene. Noi la paragoniamo metaforicamente ad una nonna. Non solo perché di anni ne ha davvero tanti, esattamente 111, ma anche perché in essa abbiamo trovato un ambiente familiare e sereno. Noi ci sentiamo protetti e amati, come se fossimo suoi nipoti. Questa è una nonna che accoglie tutti e non fa distinzione. Tratta tutti allo stesso modo. Per lei siamo tutti uguali. A lei parte di noi, ha fatto suo il motto dell'amico Lorenzo. I care, vuol dire, tradotto significa, di te me ne importa perché mi stai a cuore. Per questo, sin dai primi giorni di scuola, ci prende dolcemente per mano e ci accompagna nel cammino, sostenendoci sempre, soprattutto nei momenti di difficoltà. Lei non ci ha mai deluso e ci ha sempre incoraggiato a fare di più e dare il meglio. Lei ci ha insegnato tante cose e non siamo mai stanchi ad ascoltarla, perché parliamo e allo stesso tempo ci divertiamo. Ora lei accoglie anche voi ed è felicissima perché adora stare con i bimbi. Ama la loro compagnia ed è triste quando le aule sono vuote. A lei piacciono i nostri sorrisi ed è entusiasta di questa nuova avventura con voi. Fatemi tesoro di questa esperienza, nuova per noi, ma soprattutto unica e irripetibile per voi. Ora divertitevi insieme a noi. State 3 settimane da quando i piccoli della scuola Cavour sono entrati appunto al plesso Carducci e quindi dopo qualche giornata, diciamo, iniziale di assestamento, adesso penso che diciamo, possiamo essere un po' tutti soddisfatti, diciamo, della nuova organizzazione, e quindi è giusto dare in questo momento il benvenuto agli alunni della scuola dell'infanzia. Naturalmente il messaggio che vorrei dare è quello di cui dobbiamo dire che questo benvenuto è soprattutto perché devono sentirsi a casa questi alunni, quindi non devono vivere la scuola come la scuola è anche loro, e quindi è una scuola, diciamo, che condivideremo per un anno negli spazi, negli ambienti, nei tempi e nei modi che chiaramente due uomini decideranno, però è una scuola, è la scuola di tutti.